Bakayoko, lotta per la curva e per il diavolo. Bakayoko, Bakayoko, lotta per la curva e per il diavolo. Tribù rossanera, amiche e amici del Marietto, buona domenica, buon 14 giugno a tutte e a tutti. Come va? Finalmente ragazzi, finalmente siamo arrivati a questi fatidici 1000 iscritti, anzi siamo già quasi a 1030, veramente vi ringrazio di cuore per questa fiducia che mi avete dato. Anzi, vi dirò di più, sto già preparando due video sorpresa veramente per il ringraziamento di questi 1000 iscritti. Saranno completamente diversi l'uno dall'altro, uno riguarderà solo voi e ringrazierò uno a uno tutti coloro che dall'inizio si sono prodigati a sostenermi con la vostra iscrizione, con i vostri commenti in basso, ma soprattutto darò forza a tutti coloro che sono entrati nel mio canale Facebook Marietto Milanista e li ringrazierò uno a uno tutti loro, perché sono veramente lo zoccolo duro, la parte forte del Marietto Milanista. E poi anche altri che, anche se non fanno parte di quel gruppo, che comunque invito a entrare, dirò i nomi di quelli che perlomeno mi hanno scritto un 10 volte commenti nel mio canale. Quindi preparatevi, perché uscirà questo video da una parte e poi un altro video dove ci saranno carissimi amici youtubers. Ma non vi voglio svelare altro, rimanete connessi, quindi iscrivetevi al canale perché ci saranno belle sorprese. Già ve lo dicevo, dopo i 1000 iscritti incominceranno le sorprese e questo sarà solo l'inizio. Ma la grande sorpresa, ragazzi, di oggi è che, vi ricordate quando l'altro giorno vi parlavo di Arnaud e quindi già si sta pianificando anche il mercato di questa estate? Ebbene sì, altre conferme addirittura dall'Inghilterra, adesso ve le leggerò da un sito web proprio inglese. Bakayoko, Timoué Bakayoko è vicinissimo al ritorno al Milan, già ve l'avevo preannunciato l'altro giorno con il video su Arnaud, di quel grande mercato che il Milan si accingerà a fare da qui e anche nell'anno prossimo, proprio con vista Arnaud, presidenza e grande capo del Milan. Ma iniziamo subito con questa notizia, ragazzi, che veramente mi ha fatto felicissimo. Come voi sapete, io parlo 6 lingue, quindi non entro solo nelle web italiane, io parlo anche spagnolo, catalano, inglese, francese e napoletano, perché comunque di famiglia sono napoletano, quindi parlo 6 lingue e posso entrare e svariare dove voglio. Ma vi leggo subito questa importante notizia su Bakayoko. Allora, innanzitutto vi dico la fonte, che è Transfer Market Web, comunque è una web inglese di calciomercato, come fosse il nostro calciomercato.com, tuttowebmercato.com, robe di queste. Allora, iniziamo. The negotiation to bring Timo Bakayoko back to AC Milan is alive. A report claims with the talks underway between the Rossoneri and the players' entourage. Faccio pezzo per pezzo, così per chi non conosca l'inglese ve lo traduco. Quindi la trattativa per riportare Timoué Bakayoko alla AC Milan è viva, secondo un rapporto con discussioni in corso tra i rossoneri e l'entourage del giocatore. Ma andiamo avanti. After a successful loan spell with Milan in 2018-19, the speculation regarding a possible reunion between the Frenchman and the Rossoneri has been constant. Allora, vediamo di tradurre anche questa parte. Dopo un periodo di prestiti, di successo, del prestito di successo che ha avuto con il Milan nel 2018-2019, si sta speculando su un possibile ritorno del francese e il contatto coi rossoneri è costante. Addirittura, qua dice, this web reported on Wednesday that Monaco will not exercise the right to buy the 20 years old and dead Milan dream of creating a Bennacer Bakayoko pairing in the midfield for next season. Cosa sta dicendo qua? Dalla web addirittura si riferisce
che il Monaco il 30 di giugno, diciamo, non eserciterà il suo diritto di acquistare il 25enne francese e quindi il Milan sogna di creare una coppia centrale Bennacer Bakayoko per la prossima stagione. Andiamo avanti. TMWA, questa telemarket web, added that Milan are hard at work to secure a return for Bakayoko and have begun talks, but Chelsea for now talk are not backing down from the 42 million transfer fee they agreed Monaco. Allora, cosa sta dicendo qua? Che questa pagina appunto di mercato ha aggiunto che il Milan sta lavorando duramente per assicurarsi un ritorno di Bakayoko e ha iniziato già da un tempo i colloqui con il Chelsea, per quanto ci sia un, diciamo, trasferimento che è fissato a 42 milioni di euro. Però vi ricordo che nel 2022 scadrà il contratto anche con il Chelsea, quindi non potrà chiedere più del dovuto. Anzi, ma andiamo avanti. Now, this web are reporting that Milan seems the most viable track and the club's management have begun negotiation to bring him back to Italy. Cosa dice? Che praticamente questa web riferisce che il Milan sembra la pista più praticabile e la direzione del club che ha già è stato il primo a iniziare diciamo, la negoziazione per riportarlo in Italia. There have been contacts between the Diavolo and the players' representative over the possibility of a return to the San Siro this summer. Praticamente dice che ci sono dei contatti costanti appunto tra il Diavolo, quindi tra il Milan e l'entourage, rappresentanti del giocatore, sulla possibilità di vedere già quest'estate a San Siro il ritorno di Bakayoko. Meanwhile, French outlet this web sports believe that West Ham are also keen on signing the 25 years old in the upcoming window to bolster their midfield ranks. Dice anche che nella trattativa si potrebbe anche inserire il West Ham, che sarebbe molto entusiasta di far firmare il 25enne nella prossima campagna di rafforzamento. Però, come detto anche da questa web e da tante altre web che abbiamo seguito fino adesso, signori, il ritorno di Bakayoko non è impossibile. Detto questo, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale con campanellina attiva per rimanere sempre aggiornati sull'entrata di ogni mio nuovo video. State sempre bene con le orecchie attente e allerta perché stanno per uscire davvero due video di ringraziamento per questi 1000. Quindi dal vostro Marietto milanista, con il cuore pieno di entusiasmo per questo bellissimo evento, per aver raggiunto questo grande obiettivo, vi auguro una grande domenica e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!